siamo molto lieti di ospitare questa manifestazione di carattere regionale, importante. Speriamo di farne molte altre, in attesa che poi tutta la proprietà venga invasa dalle aziende costruttrici che dovranno lavorare sul castello e sulle scuderie. Ecco, la Fondazione sta facendo molte cose, anche molto faticose, però lo facciamo pensando in un momento così difficile per il nostro paese di rendere anche nel piccolo un servizio all'Italia. Ecco, questo è il nostro obiettivo principale. Grazie. Signor Sindaco. Allora, noi siamo come al solito felici della sua presenza, l'abbiamo attesa volentieri, e quindi benvenuti a tutti da parte, a nome della città di Santena. La mostra di quest'oggi è una mostra interessante e importante, che è stata presentata a Palazzo Lascaris nel mese di febbraio, da fine gennaio ai primi di marzo, ed è interessante perché, come già citato il Presidente del Consiglio regionale Cattaneo nella prefazione del testo di questa mostra, unisce cultura e trasporti ed è un binomio indissolubile. Ne abbiamo visto come in questi ultimi 100 anni, insomma, che poi è una briciola infinitesimale di tempo nella storia dell'umanità, ci sia stato uno sviluppo pazzesco del trasporto e un altrettanto sviluppo pazzesco della comunicazione, quindi della cultura. Quindi ecco perché ogni tanto fermarsi a riflettere come, non soltanto del come eravamo, per dire, insomma, rimpiangere i bei tempi andati, ma capire la progressione nel tempo del binomio trasporto e cultura è importante per tutti quanti. Dobbiamo soltanto fare in modo che questa progressione culturale e scientifica, che sono importantissime, non vadano a scapito di questo nostro pianeta e territorio, perché noi abbiamo un grosso compito, e tutti quanti noi oggi, di salvaguardare quello che ci è stato dato, di consegnarlo alle generazioni future nel modo migliore possibile, quindi anche magari a scapito di rallentare un pochino lo sviluppo, che ci va per forza, ma deve essere uno sviluppo, oggi si usa molto il termine sostenibile, no? È bello riempire la bocca, ma vuol dire, insomma, cercare di fare le cose per bene e creando meno danni che non benefici, insomma, quindi questo è molto importante. Quindi niente, adesso lascerei la parola tanto grazie ancora a tutti quanti, lascio la parola a Paolo Romano. La fotografia dal 1860 al 1960. Come ha già anticipato il sindaco, il dottor Nesi, questa mostra rientra nelle mostre itineranti del Consiglio regionale del Piemonte. La mostra è curata dall'Associazione per la fotografia storica di Torino. L'abbinamento ai trasporti e la cultura, come ha anche accennato il sindaco, è abbastanza insolito. Se pensiamo ai trasporti, pensiamo subito alle auto, ai bus, ai treni e agli aerei. E tra i trasporti e la cultura esistono degli stretti legami, perché i trasporti rappresentano gran parte della storia di ogni nazione e, per quanto ci riguarda, il nostro Piemonte. Nell'antichità si viaggiava su cavalli o muli, e poi si è arrivati a carrozze rudimentali che via via sono diventate sempre più moderne. Nel 700 si arriva alle diligenze e nell'800 alle linee ferroviarie, che hanno portato a una svolta. Il treno era per l'epoca un mezzo molto veloce e sicuro, più delle carrozze, perché spesso venivano depredate. Nel 900 nasce l'industria automobilistica, che porta all'autonomia negli spostamenti. È un secolo che vede nascere soprattutto al nord la Fiat, la Lancia, l'Alfa Romeo e la Bianchi. I mezzi di locomozione sono stati sempre strategici nel periodo delle guerre, in quanto erano indispensabili per gli spostamenti e per le comunicazioni. Questa mostra si compone di 50 scatti che ripercorrono non solo l'evoluzione dei trasporti in Italia, e in particolare nel Piemonte, ma riportano anche delle immagini curiose. Queste foto ci mostrano il progresso e gli sforzi della società piemontese dal 1860 in poi. Inoltre, oltre a capire, come anche ha detto il sindaco, come eravamo, ci dà la possibilità di fissare avvenimenti la cui memoria era persa nel tempo. Infine, grazie a tutti voi per essere intervenuti. La nostra associazione, e desidero solo ricordare la genesi di questa mostra e lo scopo che noi ci siamo prefissi. Quando si è prospettata l'ipotesi di organizzare una mostra,
sui mezzi, dalla carrozza all'aereo, dai mezzi di locomozione, chiamiamoli così, noi abbiamo pensato di farla e di esporla nelle cucine. Per due motivi. Primo, perché eravamo convinti che sarebbero iniziati i lavori, così c'era stato detto, dalla città di Torino già nel mese di febbraio, ma soprattutto il secondo motivo più importante è che il fatto di farlo nelle cucine avrebbe permesso a tutti noi, ai visitatori della mostra, di entrare comunque nel parco. L'ultima cosa che voglio dire è semplicemente questo: la valorizzazione del parco serve anche ai santenesi per riappropriarsi di uno spazio verde che, se fosse in qualche altro comune, probabilmente sarebbe valorizzato e apprezzato maggiormente. Devo dire che noi siamo molto fiduciosi, ma il lavoro da fare è ancora molto. Grazie. Io sono Pier Giorgio Orla, mi occupo di gestire un po' la macchina organizzativa per quanto riguarda aspetti tecnici e sono qui per farvi il briefing. Cominciamo con la partenza, che verrà data alle ore 12 per tutti i maschietti e alle ore 12.05 per le femminucce. La partenza è posizionata dietro a una riga bianca sull'asfalto in direzione delle scuole medie, che vedete quell'edificio alla vostra sinistra rossa. Per la categoria maschile il primo duathlon di Sante, la città di Camillo Cavour, presiede il primo del passo Rocco Agnati. Vai Pietro, sveglia tutti. Partiranno anche le donne, la gara femminile. Stanno per prendere via le donne, la gara femminile.
via, eccole al via, categoria femminile. Piana Luisi del 95 del Torino Triathlon. Anche il solo in questa giornata. Donna 100. Dai, vai a Dus, vai a Dus! Grande Gianni, vai! Grande Gianni, vai! 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 59, Davide, Andrea del Sarto con 63, grande Fingano, vai, nella prova di 15 minuti alla posta dietro, posteriormente, Verona con 69, eccoli, la prova fine, arrivato il giocatore con 42. Margi Santi Maria del Fiamme Oro, eccola all'interno della zona cambio, all'ingresso della zona cambio, di Santa Maria. Sì, 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 lo so, sì, lo so. Al secondo posto di un po'. Dai, la tua via con 111, 101 Nadia Marchisio, Federico Curatolo, zona K. Serena da sola, valla a prendere. Sì, per cortesia qua, qua velocemente, però, velocemente. No, velocemente, passi velocemente. No. Porta. Ma mettili dopo le scale. Marco Calabria in gioca. Cambio. Nel frattempo è tutto l'atlete. Un attimo che c'è l'atlete. Per il loro
20 km. Ale, prendi. Col 112 e col 115 col 112 dopo la Milione e col 115 tra la pista che sembra anche per ringraziare una certa buffa Fiorino per la Torre di Italia per i fiumi tra tempo 103 anche a cambio Marangio, Cinzia del Palese, io la fetta del discus con 119 di Giada Tassera tolsero i ciclisti davanti e dietro, come mai? Meno male? Veramente grande, classe 1937. Vai! È una picciora! Vai! Attacca ancora! Prenda la bici! Devo avvicinarmi! Dai, che mira! Guarda che gamba che è questa! Grande Bottino con 47, Gabriella con 105, Juan Gabriella con 105. Anche questi atleti partiranno per la loro prova ciclistica. Cambio per la società, inizia la sua prova ciclistica, brava Gabriella, dai Agostino, a lei. Brava, brava! Porta così, via! Cronometrista giudici con la postazione mobile per piazzare cronometristi, si spostano adesso. Grazie, ora per tutti, ma subito dietro di lui l'atleta e portacolori del Torino Triathlon Marco Di Ambrogio fino alla striscia bianca, poteva arrivare in bici, ecco si scende la striscia bianca, verranno a posare nuovamente la bici in corrispondenza del loro numero e poi dopo essersi infilati le scarpette per la corsa ripartiranno. Incrocio pericoloso nel frattempo per i due atleti, si tolgono il casco, si infilano le scarpette, si esce qua di sotto all'arco e ci si infila nella villa. Eccoli, col numero 1 e col numero 5, nel frattempo continuano ad arrivare gli atleti, un gruppetto di 5 atleti perché che avevano col numero 7 Simone Roasio. Numero davanti, Pallotta che corre, Pallotta forza. Vai, fammi. Con 12 Fabrizio Armando del Valle Gesso. E ancora Fiorbo Linde, Larubiella. Il gruppo degli istruttori al momento ha fatto il vuoto. Il numero 8 Gianluca Territo del Peperoncino Team, porto diritto per i primi 3. Vai Milano, nel frattempo sta arrivando il numero 14 dell'Iron Biella, Marco Schiaparelli al secondo giro. Silvano, vai Silvano. Questo 9 Nicola Nadelli del Fusio Cap, ha saltato la presa del Torino col numero Triatro 97, Francesco Fidala col numero 3,
del posterino, uno sprint finale con Ferrando Davide, 503 Silven, Caman, era il numero, fatti vedere, non t'ha visto, eh? Col 24, Matteo Pasquale, 28, 15, 28 in volata, e al terzo posto Tonella Pallotta dietro Di Liberto, la offerta della Valmora, Giovanni Tronci dietro di lui, non vedo prima Margi Santimaria, nel frattempo 101 citando per il suo secondo giro Vitti Camerana, dai che l'aveva preso sul prato, intanto arriva 75, numero 75 Loggia, intanto è arrivata Margi Santimaria delle Fiamme Oro Roma, brava Margi, la prima donna a tagliare il traguardo di questo primo 2-1 con Oro, brava Margi Santimaria, Fiamme Oro Roma, è una piemontese mi sembra tra l'altro, 87, 93 con atletiche 57, Federico Parlatore del Torino Pugna 3, è stato un po' andato, vai Sara, vai Sara, vai Sara, Federico Sara, chiedi e arrivo anche dal suo passaggio per il secondo giro, vai Danilo, grande bene all'arrivo, siamo ancora in attesa della seconda donna, Margi hai veramente fatto il vuoto, ecco è la schiena del Buscus Torino, grande Elena, seconda classificata, classificata sul Torino Buscus Torino Triathlon Federica Curatolo, terminata la sua prova anche a Danilo Picco del Palagesso Sport al suo secondo giro, sono in centro amatore, secondo giro, corrite, corrite, via via, con il 101 nel frattempo, chiedo scusa, Nadia Marchisi era arrivata e ho girato, stavo Vitti Camerana, quinta classificata, quarta classificata, eccola, ciao ragazzi, ciao, grazie ancora, grazie, secondo giro, 112 dietro io, 14 per il suo secondo giro, Silvia Mariani del Torino Triathlon, brava Silvia, un atleta del Fustori, eccolo Danilo Osetti, grazie Danilo, oh! Dopo io ho seguito quando sono arrivato giù qui uno ricciolino alto magro, magro. Sì. Mi fa ancora un giro fino alla cima e poi torno indietro. Indietro. Adesso poi dopo controllo io, dai. Controllo io se è tutto a posto. Felice De Antoni del team Ibiscus all'arrivo con il 115. Paola Pizzi dell'Elba Mentin. Brava. All'arrivo sì, bisogna fare tutto, vedo di notte, eccoli 111 hai finito, forza Cinzia Marongiu del Triathlon Pavese, Astiani Triathlon Pavese, atleti del FUS, non andate via, ci vediamo in zona cambio per la foto.
davanti allo striscione del buff per la foto di squadra. 114 assessore, vuol dire qualcosa per l'assessore Paolo Romano, ex allenatore del Custorino, Dari del Custorino, ai volontari della Protezione Civile, del GRES e degli amici della Fondazione Cavour che ci hanno aiutato per questa giornata. Spero vi sia piaciuto questo primo duathlon di Santena, con la speranza di poterlo ripetere. È una location unica nel suo genere, perché questo parco è monumentale, è un parco storico. E nei prossimi mesi verrà ristrutturato questo castello, ci sarà un importante finanziamento, diventerà un museo nazionale. Vi aspettiamo tutti alla premiazione e al pasta party. Al transito, va bene lo stesso, grandi lo stesso, Agostino Ravella. Siamo qui, Agostino Ravella e Gabriella Bois. Alessandra, chi sta con l'arrivo con numero 113, brava Alessandra nel Custorino. Non si fa! E poi anche, grazie, grande Flora. Ci vediamo lì Paola. Grazie Flora. Ottima prova di tutti, degli atleti. Bravissima. Atleta del disco, numero davanti al centro, 19, Elisabetta Serra. Brava Elisabetta. Grande Elisabetta, qui c'è un po'. Dai, bottone! Maurizio Morello, Aldo De Ambrogio, Antonello Pallotta. Grazie ragazzi. E viva i futuri atleti, bravissimi! Lo dico! Premia ancora Carlo Rista, seconda classificata per il Custorino Triathlon, Federica Curatolo! Puscus! Campionessa regionale di duathlon sprint, portacolori del Buff Custorino, Elena Schiano. Il podio dei campioni regionali e delle campionesse regionali di duathlon sprint, Nadia Marchisio, Federica Curatolo, Elena Schiano. Foto, fermo lì, fermi, grazie.